Il mio modo di essere, sportiva. Caso, cioè io vesto così a caso. Il più classico. Non lo so, vesto come capita, casual, tutti i giorni. Sono sempre un jeans, due o tre jeans e basta. Non spendo soldi. Diciamo che di fondamentale importanza adesso. Una volta si diceva l'abito non fa il monaco, però adesso mi sa che si sono invertite le cose. È l'abito che fa il monaco, nel senso che si vede la presenza della persona anche come vestita. È l'apparire che dà l'essenza della persona, non è più il fatto di essere o di porsi. Quindi secondo me adesso è diventato il look, è diventato fondamentale. Diciamo che io sono rimasto un po' retro come stile, però non disdegno che quando ci vuole l'abito impegnativo bisogna anche indossarlo. E oramai è tutto diventato una moda. A me piace mettere le camicie, non sono un partito di queste mode, però quando c'è qualcosa che mi piace me la prendo senza andare di mezzo, diciamo, con la moda. Non lo so, quello dell'apparire forse, non lo so. Lo scelgo perché mi piace innanzitutto, poi uno pensa di fare bella figura, penso che sia la ragione fondamentale. Direi che mi baso sui gusti più che sulla moda. Veramente oggi c'è il gusto dell'orrido, più si combinano male, più belli pensano di sembrare. Io sono classico da una certa età, un classico sportivo. Mi vesto come c'ho la possibilità e non è come vogliono altri. Altri, se hanno i soldi, vuole spendere per vestiti, si spendono, se no viviamo pure così. Il mio stile è per vestire elegante, però se non hai la possibilità non ce lo fai. Come esce una cosa nuova, te lo compri perché ti piace, vedi a tutti, è normale. È importante perché uno comunica il proprio modo di essere. E quindi sì, è vero, la gente comunica attraverso il modo di abbigliarsi, di acconciarsi e di rendersi più bello, perché la bellezza, come diceva qualcuno, un celeberrimo autore russo, salverà il mondo. Io non condivido, però è la verità. L'importante è non fare un'arlecchinata, si direbbe, quindi una cozzaglia di colori. Il mio look è questo, diciamo, un po' serio, un po' sport classico, elegance, ma principalmente diciamo quando io su di me, non seguo gli altri, né Milano, né fashion, né niente. Lo stile di vita lo faccio da me stesso. Io preferisco di stare sempre in tuta. Secondo me il vestuario è come uno si sente a proprio agio, il pomeriggio in tuta, a sera no, pantalone, magari mezzo tacco, giacca. Io vesto a mio agio, come più mi piace. E il look è fondamentale perché comunque esprime un modo d'essere. Io sono molto colorata, anche in pieno inverno mi piacciono i colori forti, sgargianti, perché ecco, la vita è comunque bella. Di solito sono anticipo le tendenze, funziona così, mi innamoro sempre di qualcosa prima ancora che entri nell'ordinario. Ognuno si veste come ne ha voglia, in base a come si sente dentro, a come ti senti. Sono io che vado contro corrente e casomai ti faccio io le mode e poi capiti che dopo un tot d'anni nemmeno a farlo apposta.